quando è... Vedo? No. Sì, sì, allora vedi, abbiamo un po' prima. Allora io non metto qui. Se non ti dispiace il microfono mi piace. Eccoci qua. Buonasera a tutti i presenti e benvenuti a Cerasa, a Palazzo di Lorenzo. Mi sentite? Sì. Io innanzitutto riporto i saluti del presidente del Centro Studi, dottor Agnilla Loia, che non ha avuto modo di essere presente con noi qui stasera. Si sente? Devo alzare più la voce? Si sente adesso? Riporto innanzitutto, come dicevi, i saluti del presidente del centro Agnilla Loia, che non ha avuto modo di essere con noi qui stasera. Ringrazio a nome di Agnello e a nome mio il comune di Ceraso, che ci ha sostenuto e ci sosterrà nelle iniziative che porremo in essere quest'estate qui a Palazzo di Lorenzo. E io vorrei terminare brevemente questi saluti lasciando la parola e ringraziando l'assessore del comune di Ceraso, l'avvocato Francesca D'Alessandro. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Siamo pochi, ma sicuramente siamo buoni, come si suol dire. E questo palazzo ha ospitato tantissimi autori, scrittori che si sono occupati di temi diversi. Abbiamo ospitato poco tempo fa Pier Paolo De Luca, che è un nostro conterraneo, il quale ha pubblicato un romanzo proprio sul borgo di Santa Barbara, e stasera invece ospitiamo Andrea Casella, il quale si è cimentato in un saggio sulla cosmoteologia arcaica, che ovviamente è un argomento sul quale io non posso assolutamente pronunciarmi perché i miei studi non me lo consentono. Tuttavia mi sono ovviamente documentata sul contenuto del saggio e l'ho trovato molto interessante. Io voglio innanzitutto portare i saluti del sindaco e di tutta l'amministrazione, che stasera non è presente con noi perché aveva dei precedenti impegni. È dispiaciuto di non essere venuto, ma comunque insomma si è ripromesso appunto di leggere anche lui questo saggio, in maniera tale insomma di avere una visione di questo libro. Mi è sembrato molto strano, perché vedo che l'autore è un mio collega, un avvocato, e mi è venuto ovviamente il dubbio di chiedere come mai si sia poi dedicato a scrivere saggi che non hanno niente a che fare con il diritto. È una passione che nasce, immagino, da lontano, perché io per esempio non potrei mai scrivere cose di questo genere. Mi piacerebbe comprendere da cosa nasce appunto. Egocentrici. Noi avvocati siamo un po' egocentrici, quindi diciamo almeno un libro in vita nostra dobbiamo scriverlo. Però normalmente insomma ci si orienta verso temi giuridici, invece in questo caso insomma stiamo parlando di tutt'altro genere. Se magari ci vuoi raccontare un po' come mai è nata questa passione, immagino sia una passione, perché insomma gli studi non è che portano verso questi argomenti. Sì, buonasera a tutti, sono Andrea Casella, autore del libro. Ma diciamo che io da sempre sono molto appassionato di storia, di mitologia, e quindi diciamo naturalmente sono stato condotto ad effettuare questi studi e quindi poi in estrema sintesi a scrivere insomma questo libro, che non è diciamo frutto di immediatezza, ma diciamo
ripercorre un po' quello che è stato, insomma, la mia parabola vitale perfino, e quindi, diciamo, perché ho iniziato a scriverlo molti anni fa, e quindi, diciamo, si sono alternate revisioni, ampliamenti, ripensamenti, quindi, diciamo, è iniziato, insomma, 10 anni fa, più o meno così, e questo è il frutto, diciamo, finale. Saggio sulla cosmoteologia arcaica. Che cos'è la cosmoteologia arcaica? Se mi lasci dire qualche parola prima. Innanzitutto io voglio ringraziare Andrea, che è un collega avvocato, ma è un collega che noi come centro studi abbiamo avuto modo già di ospitare per un progetto che abbiamo realizzato con il Liceo Classico Parmenide di Vallo, dedicato, che ruotava attorno al romanzo La Storia Infinita. E grazie a questo romanzo noi abbiamo avuto modo di declinarlo in ogni forma e sostanza esso risultava declinabile, quindi affrontando quelli che erano gli aspetti della simbologia della storia infinita, affrontando quelli che erano gli aspetti del gioiello della storia infinita, fino poi anche a declinare, visto che la storia infinita nasce in presso un librario antiquario, tutte quelle che sono le tematiche poi tipiche del centro studi Pietro Ebener, che erano la cultura del libro, la cultura del libro antico, e quindi ospitando, avendo anche con noi dei membri del centro studi come l'avvocato Giuseppe Carrato, che ha avuto modo di parlare di libri antichi, di portare anche delle cinquecentine, di portare una Divina Commedia del Cinquecento, di farla vedere ai ragazzi, di ospitare anche un librario antiquario che in collegamento con noi ha mostrato diverse cose ai ragazzi. Abbiamo ospitato anche il capitano dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale del nucleo napoletano, che ha illustrato ai ragazzi quelle che sono anche delle dinamiche criminali attorno anche ai libri antichi. E infine io devo anche ringraziare la mia signora che è orafa, che ha deciso di coinvolgere il centro in questo progetto che lei originariamente aveva ideato qualche anno fa e aveva già proposto al Liceo Classico. Parlando poi, scendendo poi nello specifico da Andrea, la domanda: perché un avvocato scrive queste cose? Ecco, qui si trovano 4 avvocati, tra l'altro, 4 uomini di legge. Io proprio in questi giorni mi sono trovato a leggere una bellissima citazione di Paolo Grossi, che è un luminare del diritto, che ha avuto modo proprio di evidenziare come non deve apparire forse come centrico l'interesse dell'uomo giuridico rispetto a tutta una vasta gamma del sapere. Innanzitutto lo dice lo stesso Carnelutti, lo diceva: chi conosce solo il diritto non conosce nemmeno il diritto. Ma anche perché lui, lo stesso Paolo Grossi, diceva che è la mentalità, il tipo di atteggiamento conoscitivo, di approccio rispetto all'antropologia, ai sistemi culturali del valoriale, a tutto quello che è l'ethos umano di determinate civiltà, si confà molto a quello che il metodo indagativo dell'uomo di legge. E da questo punto di vista io mi preme anche sottolineare come un nostro collega era Vassili Kandinsky, e Kandinsky, oltre ad essere il padre dell'astrattismo, lui era un uomo di legge, e se non fosse stato un uomo di legge non avrebbe mai potuto codificare quello che è il procedimento di astrazione, scrivere dei capisaldi per la storia dell'arte del Novecento come punto, linea, superficie o lo spirituale nell'arte. Quindi, come dire, viva gli uomini di legge, se riescono a dare anche tanto, come anche Andrea Casella, che ha scritto questo volume. Allora, io ho pregato Andrea nel rivolgersi a noi di essere, come dire, basico, dell'essere elementare, dell'avere anche una funzione alfabetizzante rispetto a tematiche che non sono solite. La cosmoteologia arcaica, io non so quanti di voi, quanti di noi ordinariamente hanno mai udito il termine cosmoteologia arcaica. E allora io, il mio approccio a questa serata era, seguendo quella che era una cosa che mio padre da piccolo diceva sempre: quando non sai un termine prendi il vocabolario, e allora
prendiamo il dizionario e andiamo a denucleare, a spiegare che cos'è la cosmoteologia. Allora, la teologia sappiamo tutto che è quelle dottrine, quelle speculazioni teoriche che vanno ad indagare quelli che sono i fenomeni religiosi, le credenze religiose, i miti e quant'altro. Per quanto riguarda poi invece il termine cosmo, su cui poi si soffermerà il caro Andrea più tardi, il termine greco da cui deriva cosmo, quindi cosmos, rappresenta l'universo, l'ordine dell'universo, l'armonia dell'universo in cui rientra anche la Terra. Quindi la cosmoteologia è quello studio di quelle dottrine, credenze, di quel sistema religioso che trae origine rispetto al rapporto dell'uomo con il cosmo, di cui l'uomo si sente parte, non scissa, non inscindibile, non separata. Arcaica perché cosmoteologia arcaica? Perché è una cosmoteologia che risale a periodi antichi, antichissimi. Io vorrei anche, più tardi leggerò qualche passo di Andrea, lui parla di cosmoteologia arcaica perché è un patrimonio sapienziale antichissimo che precede quella che è la nostra impostazione mentale che nasce, sorge dal Socrate, Aristotele in poi, quindi il pensiero logico, il principio di identità, il principio di non contraddizione, ma è di tutta quella mentalità prelogica che è dell'uomo primitivo, la mentalità dell'uomo primitivo che è una mentalità che è totalmente diversa dalla nostra, non costruiva, non leggeva la realtà come lo facciamo noi, con un sistema razionale, con la ragione, ma lo faceva in tutt'altre modalità. Ed è quello che ha fatto Andrea con questo suo volume, è andare a ricostruire attraverso le fonti antiche di cui è colmo questo volume, attraverso le fonti antiche e tardo antiche, quello che era tutto un sistema, un patrimonio sapienziale che già quando si arrivò ai greci era già, come dire, sepolta da secoli di polvere. Quindi parliamo di tutto un patrimonio antico che attinge poi alla preistoria, e per approcciarsi a questo patrimonio sapienziale bisogna anche rendersi conto, come dicevo poc'anzi, che è una mentalità totalmente diversa, dove non l'uomo primitivo non ragionava secondo il principio di causa-effetto, secondo il principio di identità, non vi era una consapevolezza dell'alterità nell'uomo primitivo. E tutto questo patrimonio noi non dobbiamo intenderlo in senso a noi contemporaneo, cioè nel senso non intenderlo l'uomo primitivo come essere non progredito, ossia non intendere il percorso della storia come un percorso lineare ma come un percorso circolare, dove l'uomo primitivo aveva in sé delle modernità, ha conseguito delle modernità, delle esperienze. Noi basta pensare che, ma non dobbiamo intendere la modernità dell'uomo primitivo come l'uomo primitivo che aveva delle tecnologie evolute, no, ma aveva comunque un patrimonio sapienziale frutto di migliaia, di decine, di centinaia di migliaia di anni. Basta pensare che l'uomo è sulla Terra da 3 milioni di anni e le nostre civiltà hanno pressappoco 7.000 anni, su per giù. Quindi immaginiamo tutto quel patrimonio di conoscenze che precede. Questo poi noi stasera abbiamo il piacere di avere con noi anche il professor Vincenzo Pepe, che è ordinario presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, che però noi non possiamo non considerare come anche dominus, come primo motore immobile della Fondazione Vico, della Fondazione proprio di Giambattista Vico, sulla circolarità del tempo, su quello che lui poi parlava Vico nella Scienza Nuova, come il tempo degli dèi, poi il tempo degli eroi, poi il tempo degli uomini, come proprio il tempo degli dèi è il tempo a cui fa riferimento Casella, il tempo degli dèi, che era quel tempo dove gli uomini, come i fanciulli, che poi sono quelli gli stessi etnologi, che hanno poi antropologi, che hanno definito quella che è la mentalità prelogica, ad individuare, proprio come Giambattista Vico, nella mentalità degli uomini primitivi un approccio che era come quello dei bambini, quindi dove si facevano dei collegamenti che erano creativi, fantasiosi, liberi da qualsiasi
nesso logico. E allora io non mi dilungo oltre perché ho già detto tanto, forse troppo, però purtroppo questo è un altro problema di noi avvocati, che oltre a conoscere di tutto un po' parliamo anche troppo, io soprattutto. E allora io la prima domanda che vorrei porre ad Andrea è: uno, Andrea, parlaci del cosmo, del concetto di cosmo, e poi per arrivare anche al concetto di tempo, soffermandoti anche sul perché vi è una deificazione degli astri nel mondo antico. Sì, grazie Giuseppe, introduzione quanto mai precisa e calzante, insomma. Cosmo. Cosmo è una parola che deriva dal greco cosmos. Aezio, che è un filosofo del secondo secolo d.C., ci dice che questa parola fu coniata per la prima volta da Pitagora. Pitagora di Samo, vissuto nel VI secolo a.C. Cosmos significa nient'altro che ordine, ordine cosmico. Perché dovete pensare che il cosmo, poi c'è, diciamo, il corrispettivo latino che è mundus. Cosmos e mundus sono due parole, sono la stessa parola. Dice Igino: il mundus è precisamente ciò che consta dell'insieme della Terra, del Sole, della Luna e di tutte le stelle. Quindi il concetto arcaico di mundus è un concetto davvero preciso. Noi intendiamo invece la parola mondo, diciamo così, è una parola che, diciamo, ha quasi perso di significato. La parola mondo a noi non dice quasi più niente, ma per gli antichi il mundus e il cosmos erano dei concetti precisi, era l'ordine degli astri e poi, per traslato, l'ordine dell'universo intero, in cui l'uomo, come ha detto anche Giuseppe prima giustamente, era perfettamente iscritto. Ora, come diceva anche Giuseppe prima, mi ricollego alla sua riflessione sulla relativa giovinezza delle, diciamo, civiltà antiche. La prima civiltà storica conosciuta è quella dei Sumeri. I Sumeri, che, diciamo, non si sa di preciso da dove venissero, né, diciamo, quale fosse la loro identità primordiale, perché poi noi ci basiamo soprattutto sui documenti scritti, ma questi documenti scritti dobbiamo immaginarli già ereditati da ignoti popoli, da ignoti personaggi vissuti secoli e secoli prima. Quindi i Sumeri non sono altro che un punto di approdo, non sono un punto di partenza. Questo è un concetto importante. Quelle che a noi sembrano origini in realtà sono punti di arrivo. I Sumeri scrivevano la parola a Dio con un ideogramma a forma di stella. Per la cronaca, in sumero si pronuncia Dingir. Era proprio una stella a otto punte. E loro in questo modo scrivevano la parola a Dio. Per i Sumeri, quindi, che sono il primo popolo della storia, secondo, diciamo, la storiografia ufficiale, gli astri sono dei. Questo corredo sapienziale dei Sumeri, che fu ereditato poi dai popoli accadici, che sono popoli semitici, quindi i babilonesi e gli assiri, che sono venuti secoli dopo, quando i popoli accadici, diciamo, crearono i loro regni, quindi dopo Sargon di Accad, i Sumeri erano già, diciamo, in declino ed erano già quasi scomparsi già all'epoca, già allora, e la lingua sumera non era già all'epoca una lingua parlata, rimaneva soltanto come lingua liturgica, come lingua adotta, utilizzata soprattutto dai sacerdoti babilonesi e dai sacerdoti assiri, appunto come lingua liturgica. Tant'è vero che l'ideogramma della stella, se veniva pronunciato dai Sumeri Dingir, i popoli accadici invece la scrivevano nello stesso modo, ma la pronunciavano in modo diverso, perché gli accadi sono un popolo semitico, e quindi la pronunciavano il o ilu. Poi questa radice il si ritrova in altre lingue semitiche, come nell'ebraico Elohim
o Eloah, nel fenicio cananeo, El, nell'arabo, Allah, poi Allah non è altro che la contrazione di Al-Ilah, cioè il Dio, la divinità, però là dice il, El, è sempre, diciamo, la stessa. E anche gli Accadi, insomma, avevano, i popoli accadici avevano ereditato questa sapienza secondo cui gli astri sono dei. E la cosmoteologia non è altro che questo, cioè l'interpretazione astrologica della divinità. Quindi, da quando abbiamo iniziato a vedere il cielo, a guardare il cielo, a guardare le levate, i tramonti delle stelle, del sole stesso, della luna, eccetera, ci siamo fatti una nozione della divinità e di conseguenza una nozione del tempo, perché il concetto di tempo deriva dal concetto di divinità. Il tempo viene creato da Dio, dagli dei, ma non avremmo potuto avere nozione del tempo senza aver avuto prima nozione del cielo e degli astri. Dice Platone, il tempo ha avuto origine insieme con il cielo, nel Timeo. Lo dice chiaramente. Quindi il tempo che cos'è? Non è qualcosa di metafisico, qualcosa che va al di là della materialità, della materia. È qualcosa che deriva dall'osservazione empirica, dice ancora Platone. E perciò, sempre nel Timeo, opera fondamentale della cosmoteologia, della cosmologia arcaica, poi gli derivava diciamo dai suoi maestri pitagorici, dice Platone, la vista è diventata per noi il principe dei sensi, perché senza la vista non avremmo potuto fare nessun discorso sull'universo, e perciò la vista della levata e dei tramonti, delle stelle, l'osservazione dei solstizi e degli equinozi ci ha dato la nozione del tempo. Nell'Epinomide, è opera pseudoepigrafa attribuita a Platone, ma probabilmente di scuola platonica, comunque creata in seno all'Accademia di Atene, si dice: noi abbiamo avuto la nozione del numero, abbiamo saputo come contare quando abbiamo iniziato a vedere l'alternanza del giorno e della notte. Il concetto della dualità. 1, 2. E lì, dice Platone, o comunque allievi platonici, ci hanno tramandato questa sapienza, cioè la nozione del numero, che deriva appunto dalla visione dell'alternanza del giorno e della notte. E quindi questo è, diciamo, un concetto molto importante. Giuseppe prima parlava della mentalità prelogica. La grande studiosa, mia grande amica e studiosa importantissima da questo punto di vista, Emanuela Chiavarelli, parla addirittura di prelegami, cioè delle associazioni mentali che sono slegate dal principio di causalità, quindi slegate dal principio della logica. Noi come simboleggiamo, come descriviamo la morte? Qual è un simbolo della morte? Il tramonto del sole. Ora, è chiaro che il tramonto del sole non è la morte, nemmeno la morte del sole, però c'è un'affinità. C'è, diciamo, una vicinanza tra il concetto della morte e il concetto del tramonto del sole. E gli Accadi stessi pronunciavano questa parola, il tramonto del sole, erebu, che poi ritorna nel greco erebos, ma è una parola accadica, è una parola babilonese, erebu, cioè ovest, tramonto del sole, oscurità. Ora, il tempo, per l'uomo arcaico, abbiamo detto, è un concetto preciso perché si ricollega al concetto di cosmos. Si diceva prima, giustamente, insomma, anche noi siamo avvocati, però noi
andando a studiare queste cose, scavando nella sapienza arcaica, ci imbattiamo in parole che a noi avvocati però sono familiari, perché diche, no? Magari qualcuno di noi ha la firma digitale, dike. Dike è una dea arcaica ed è un concetto cosmologico, cioè è stata tradotta con giustizia, ma in realtà dike è un preciso concetto astrologico, non è altro che il coluro dei solstizi, cioè quella linea immaginaria che unisce i due punti solstiziali, cioè i due punti che il sole raggiunge nel picco più alto e nel picco più basso rispetto all'equatore. Abbiamo da poco passato il solstizio d'estate, cioè il punto in cui il sole si allontana di più dall'equatore celeste verso nord e poi inizia lentamente a declinare verso, no, il solstizio d'inverno. E Dike, ad esempio, è una dea di estrazione titanesca, che significa proprio questo, cioè il coluro dei solstizi. E come lo sappiamo? Ce lo dice Parmenide, che è un altro sapiente arcaico. Perché Parmenide, nella introduzione del Perifuseos della natura, parla proprio, quando Parmenide immagina di fare il suo viaggio nel cielo verso la magione della Daimon, della Demone, e a un certo punto si arresta davanti a Dike. Dike, diciamo, è la guardiana della porta oltre la quale c'è la Daimon, ma Dike è appunto il coluro dei solstizi, perché il carro di Parmenide sta viaggiando sull'eclittica, cioè sulla linea immaginaria che il sole descrive attraverso i 12 segni zodiacali, le 12 costellazioni zodiacali. E infatti è il carro del sole. E viene arrestato da Dike, che molto punisce, dice Parmenide, poiché tiene in pugno le chiavi alterne, appunto, le chiavi alterne dei due solstizi. E perché molto punisce? Perché è molto punitiva, perché fa pendere il cosmo alternativamente o verso la totale luce del solstizio d'estate o verso il totale buio del solstizio d'inverno. Perciò si dice che è molto punitiva e tiene appunto in pugno le chiavi alterne. Dike, molto, diciamo, gentilmente apre la porta a Parmenide, che poi può, diciamo, accedere al mondo dell'eclittica, che è il mondo, diciamo, il mondo celeste. E perché anche qui, cioè, Parmenide quando parla di ciò che è, non intende l'essere, perché il concetto di essere parmenideo è un punto, diciamo, successivo, nel senso che è un'interpretazione di Platone, che non aveva capito niente della filosofia della sapienza di Parmenide. Perché quando Parmenide parla di... non parla mai dell'essere, Parmenide dice ciò che è. Ma che cos'è questo ciò che è? È l'ordine cosmico. E addirittura, come ci insegna Giorgio de Santillana, e il puro spazio geometrico è un concetto di cui i greci non avevano ancora... cioè, l'avevano teorizzato, ma non avevano un nome da attribuirgli, perciò Parmenide dice ciò che è il puro spazio della materia, eccetera, eccetera. Quindi andando a finire poi addirittura nel misticismo. Però in origine, se noi leggiamo il Perifuseos di Parmenide, almeno nei frammenti che ci sono rimasti, è una descrizione cosmologica perfetta. Cioè, Parmenide sta parlando del mondo dell'eclittica, con Dike, che è il coluro solstiziale, appunto il meridiano dei solstizi, e la Daimon è chi è? È il pianeta Venere, Afrodite e Urania. Tant'è vero che pare che il viaggio di Parmenide sia stato immaginato in occasione di un'eclisse avvenuta nel 549 a.C. e perfettamente visibile dalla latitudine di Velia, di Elea. Perciò Parmenide può affrontare quel viaggio, perché sta viaggiando sul carro solare. E quindi anche la Porta Rosa. La Porta Rosa è
non è l'ennesimo simbolo delle porte sostiziali. E incontra Parmenide incontra appunto il pianeta Venere, Afrodite Urania, che lo istruisce, diciamo, ai segreti del cosmo, eccetera, eccetera. Lo chiama addirittura Pais, cioè ragazzo, cioè allievo. Lo accoglie e lo istruisce, diciamo, ai segreti del cosmo. Io, Andrea, ti volevo chiedere una cosa. Noi abbiamo fatto questa breve introduzione sulla cosmoteologia arcaica, però tu hai titolato il tuo libro come La macchina del tempo. E a me faceva piacere, anche perché adesso lo stavo sfogliando, una parte del tuo volume dove menzioni Anassimandro, dove parla dell'ordine del tempo. Allora, che è una parte che tra l'altro è preceduta anche da un'altra citazione di Cicerone, dove tu dici: dunque nel cielo non vi sono né caso, né imprevisto, né deviazione, né errore, bensì ordine assoluto, regola, sistema, invariabilità. Ecco, allora io vorrei che tu ci introducessi rispetto a quello che è l'ordine del tempo, per andare ad evidenziare perché tu hai chiamato questo libro La macchina del tempo, e anche per evidenziare quelli che sono i legami inscindibili con cui l'uomo arcaico si sentiva rispetto al cosmo. Sì. Ecco, Anassimandro, insomma, un altro collega di Parmenide, insomma, parliamo sempre di filosofi cosiddetti presocratici, ma diciamo filosofi fino a un certo punto, perché poi erano più avvicinabili alla figura del mistico, del sapiente, del sacerdote addirittura, quindi io non parlerei nemmeno di filosofi, anche se poi a scuola, insomma, ci hanno insegnato a chiamarli così. Lo stesso Aristotele li chiama fisici. Anassimandro ci descrive in quella descrizione del cosiddetto ape, che poi è l'apeiron, insomma, tradotto insomma, con l'infinito, parole sempre generiche che non hanno, non individuano mai il nocciolo della questione. Anassimandro parla proprio esprime il concetto dell'ordine cosmico. L'apeiron, questo illimitato, questo infinito, non è altro che l'essenza dell'ordine del tempo, cioè è il sistema in cui tutte le cose sono create e sono distrutte, ma in modo ciclico, non indefinitamente. Tutto viene creato e distrutto contemporaneamente, quindi in estrema sintesi non esiste nemmeno la morte, diciamo, però diciamo, non ci allontaniamo diciamo, in queste speculazioni. Quindi l'apeiron non è altro che il sistema dell'ordine ciclico e quindi dell'ordine del tempo. Il tempo dell'uomo arcaico è un tempo assolutamente ciclico. Non è il tempo indeterminato, indefinito, lineare, quale ci ha lasciato il cristianesimo, poi, fondamentalmente. Perché, come dice giustamente Umberto Galimberti, tutti noi inconsciamente siamo e rimaniamo cristiani, perché abbiamo interiorizzato, assimilato ed esprimiamo il concetto del tempo lineare indefinito. Perciò io parlo di oblio del cosmo, perché ci siamo dimenticati di essere ancora adesso inseriti nella macchina del tempo, spaventosa macchina del tempo, assolutamente. Tempo stritolatore, ingranaggio inesorabile, detenuto appunto da queste figure di estrazione titanesca di cui parla la sapienza arcaica, e quindi i filosofi presocratici, e soprattutto la sapienza orfeo-pitagorica, quindi diche, temi, significano giustizia, quindi sono dei concetti che diciamo ci rimandano a una costrizione,
ad una inesorabilità. Che è vero, noi siamo avvocati, però noi ci fermiamo a riflettere su queste cose. Abbiamo creato un diritto positivo, ma esiste un diritto cosmico in cui noi siamo inseriti fin dalla nascita. Dalla nascita, poi alla morte, poi di nuovo alla rinascita. Quindi Diche, Temi, Adrastea, le Moire, le Erinni, le Vendicatrici. Avete sicuramente sentito parlare della tragedia di Eschilo, appunto le Eumenidi, di Euripide, le Eumenidi, le Erinni, le Vendicatrici, le Araldi della giustizia cosmica, di Diche. Eraclito dice: il sole, Helios, non andrà oltre la sua misura, altrimenti lo sorprenderanno le Erinni, ministre di Diche. Anche il sole è inserito in questa giustizia cosmica, perché il sole non andrà oltre la sua misura, non potrà andare oltre la sua misura, cioè non supererà i punti massimi solstiziali. Perché il momento in cui il sole intende superare il punto massimo solstiziale verrà sorpreso e riportato indietro dalle Erinni, ministre di Diche, appunto il coloro dei solstizi. Ti vorrei fare una domanda. Sì, anche due. Che cos'è l'età dell'oro? L'età dell'oro? Ecco, l'età dell'oro, di cui diciamo parla Esiodo, che è diciamo il sapiente più vicino diciamo alla nostra mentalità immediata, l'età dell'oro è questa vagheggiata epoca di perfezione primordiale. E io la intendo in un senso prettamente cosmologico, nel senso che l'età dell'oro in realtà era un particolare periodo di tempo in cui c'era una certa qual armonia astrologica, e cosa che si è verificata l'ultima volta circa 7000 anni fa, ed è quella l'età dell'oro più vicina a noi, perché poi diciamo l'età dell'oro non è l'inizio, non c'è mai un vero inizio, perché una visione necessariamente ciclica delle cose, si alternano poi varie età dell'oro. Quante età dell'oro sono, ci hanno preceduto? Quella più vicina a noi è la cosiddetta era dei gemelli, che risale, come ho detto, a circa il 7000 avanti Cristo, quando le linee celesti presentavano una particolare disposizione che non si è poi mai più verificata, e perciò si parla poi della fine dell'età dell'oro, perché poi la precessione degli equinozi, quindi il girare costante e inesorabile del cosmo, scompagina gli assetti celesti. Per cui poi quella epoca di perfezione primordiale necessariamente non si è più ripresentata. E lì quello era un tempo in cui le più importanti linee celesti erano come unite l'una nell'altra, quindi l'eclittica, l'orizzonte e la Via Lattea erano immaginate come unite. Poi i miti parlano della famosa separazione del cielo e della terra, che in realtà significa la separazione dell'equatore celeste, che non è altro che l'estensione ideale dell'equatore terrestre nello spazio, rispetto all'eclittica, che è la linea immaginaria, la linea ideale descritta dal percorso del Sole. Dovete immaginare un sistema geocentrico, chiaramente. Quindi la Terra al centro dell'universo, con il Sole che le gira attorno e descrive questa linea immaginaria che attraversa le 12 costellazioni zodiacali, che si chiama eclittica. Ora, in quell'epoca l'eclittica, l'equatore, l'orizzonte erano immaginati come unite, perché erano unite dalla linea visibile della Via Lattea. Perché ci sono altre due linee celesti che sono normalmente invisibili, che sono appunto il coloro dei solstizi, di cui abbiamo già parlato, Diche,
che unisce i due punti massimi solstiziali, e poi c'è il coluro degli equinozi. Questi quattro punti fondamentali sono descritti, sono i punti più importanti dell'eclittica. I punti equinoziali sono quelli in cui l'eclittica incrocia l'equatore celeste, perciò noi agli equinozi abbiamo un perfetto equilibrio tra il giorno e la notte, proprio per questo motivo qui. Si immaginava che in quel periodo eclittica ed equatore fossero uniti e quindi ci fosse una situazione di costante equilibrio tra il giorno e la notte, non ci fosse nemmeno l'alternanza delle stagioni e quindi non fosse creato il tempo. A quell'epoca il coluro degli equinozi coincideva addirittura con la Via Lattea, quindi il coluro degli equinozi, che di solito è una linea invisibile, era visibile. Perché se voi osservate la Via Lattea, la galassia, questa strada celeste cosparsa di stelle, unisce proprio due costellazioni zodiacali che nel 7000 avanti Cristo erano poste in corrispondenza dei punti equinoziali, quindi i Gemelli e il Sagittario. I Gemelli al nord e il Sagittario a sud. E dopo questa epoca, insomma, da quando insomma, il coloro degli equinozi si è spostato lontano dalla linea visibile della Via Lattea, si dice che l'età dell'oro era a quel punto finita e quindi le linee celesti si erano scompaginate e quindi, come dicono anche i norreni, il mulino cosmico, il mulino di Amleto era andato in pezzi. Quindi è questa diciamo fondamentalmente l'età dell'oro che intendo. Tu dai anche una lettura cosmologica della caduta di Troia e quindi poi rapportandoti sempre a quelle che sono alle opere omeriche dell'Iliade e dell'Odissea che menzioni abbondantemente anche nel tuo testo, se vuoi fare anche un passaggio su questo. Sì. Ecco, la caduta di Troia, che noi tutti abbiamo letto insomma nell'Iliade, insomma, e anche nell'Odissea, poi in parte, simboleggia proprio questo, cioè la fine dell'età dell'oro. Il cavallo di Troia si introduce nella città. Troia è un nome che deriva anche qui dall'accadico, è un nome accadico babilonese, Taru, cioè gomitolo, avvolgimento. Era il percorso del sole primordiale, equinoziale, perfetto dei primordi, che viene distrutto proprio dall'introduzione del cavallo di Troia. Perché? Perché se voi osservate i punti equinoziali e i punti solstiziali dell'età dell'oro, presentano ben tre costellazioni equine, i Gemelli, che sono poi i Dioscuri, cioè i figli di Zeus, ma immaginati come grandi cavalieri. Addirittura Jean Richet dice che la costellazione dei Gemelli si è sostituita ad una più arcaica costellazione del cavallo, e il Sagittario, metà uomo metà cavallo, Arcer. E i Pesci nel punto del solstizio d'inverno, però osservate la costellazione dei Pesci, nel mezzo c'è il quadrato di Pegaso ed è un cavallo. Quindi la distruzione di queste linee celesti, verificatasi alla fine dell'età dell'oro, è riprodotta nella distruzione di Troia, che avviene a causa del cavallo esiziale, che distrugge appunto le linee celesti primordiali e fa poi, diciamo, declinare il mondo verso una nuova era, che poi sarebbe l'era del toro, perché poi i Gemelli slittano verso il toro, quindi perciò abbiamo poi tutta la simbologia del toro diffusa insomma nelle culture del vicino oriente. Gli stessi ebrei ballavano attorno al famoso vitello d'oro, che non è altro che la riproposizione ennesima del toro equinoziale, che loro poi tra l'altro avevano ripreso dagli egizi. E quindi sì, e quindi questo è il concetto. Del resto il nome di Paride, perché poi diciamo nelle etimologie dei nomi si nasconde sempre
la verità delle, delle cose. Paride, colui che aveva rapito Elena, la fanciulla primordiale, la fanciulla che simboleggiava, diciamo, la luna. Quindi Paride come sole e Elena come luna la rapisce per, diciamo, riproporre nell'epoca di decadenza le nozze primordiali dell'età dell'oro, quando si immaginava appunto che il sole e la luna fossero unite, uniti in una cosa sola, cioè nella linea visibile della, della Via Lattea. Questo rapimento, questo idillio, insomma, è temporaneo, come sappiamo, perché poi Troia viene, viene distrutta dal, dai greci e dal, dall'esiziale cavallo, cavallo di Troia. Però anche qui vediamo una cosa molto interessante, cioè Omero, o chi per esso, insomma, lo chiamiamo Omero, si serviva di frammenti di sapienza, di mitologia muta, che gli derivava appunto da secoli antecedenti, perché può darsi benissimo che sia esistita una vera e propria città di Troia sulla collina di Issarlik, laddove Schliemann la ritrovò alla fine del, del XIX secolo. E però questa guerra di Troia viene declinata da Omero in senso, ecco, mitologico, quindi astrologico, cioè un mix di eventi storici e di eventi mitologici. Non è un evento realmente avvenuto, cioè potrebbe anche essere avvenuto, però viene caricato, viene vestito da Omero di significati più alti. E per questo si può dire che Omero è un vero e proprio teologo della, della grecità, che ne pensasse Platone, il quale diceva che invece Omero era, insieme ad Esiodo, uno dei peggiori costruttori di miti. L'odio di Platone verso i creatori di miti, insomma, è proverbiale. Non perché Platone fosse del tutto, diciamo, avverso ai miti, dice che i miti vanno bene quando descrivono una qualche verità. Ora, un mito, secondo Platone, che descrive, che dice una verità, è il mito di Fetonte, un altro simbolo della fine dell'età dell'oro, cioè il carro solare che viene condotto via, viene condotto fuori dal, dal percorso canonico dell'eclittica, va a incendiare la Terra e poi, come sappiamo, Fetonte fu fulminato da Zeus, che cadde nelle acque del, del fiume Eridano, che non è il Po terrestre, ma è la costellazione di Eridano, cioè laddove si era spostato il coluro degli equinozi dopo la fine dell'età dell'oro, quindi fuori dalla linea visibile della Via Lattea, che andava poi ad attraversare il Toro, la costellazione del Cane Maggiore, Sirio, e andava a finire poi nella costellazione di Eridano, il fiume celeste, laddove appunto Fetonte fu precipitato da, da Zeus. Mi rendo conto che non è affatto facile da, da seguire, e mi rendo conto anche che non è stato di parola quando gli ho chiesto di essere alfabetizzante per noi poveri, comuni mortali, che tante di queste cose non le conosciamo, e soprattutto tante conoscenze astronomiche e astrologiche non le abbiamo. Io, prima di andare alla prossima domanda, una delle ultime, che è quella sulla Gran Madre degli Dèi, vorrei solo leggere questo passaggio che tu hai menzionato di Sermonti, perché quando hai parlato delle origini mi è venuto in mente questo passaggio che avevo sottolineato e vorrei leggerlo. In tempi remoti convissero sulla terra mondi diversi, trascorsero insieme epoche sfasate tra loro, splendori, medioevi, declini, rinascimenti. Ciò che l'uomo aveva scoperto un giorno sarebbe stato in seguito dimenticato. I millenni fa, con cui datiamo le origini, segnalano piuttosto riscoperte, riprese, rinascimenti, ed esprimono il nostro inestinguibile bisogno di uscire dal tempo e ricominciare da capo. Le origini altro non sono che momenti arbitrari, di rottura, piuttosto che conclusivi, che iniziali. A differenza delle cadute, le origini non conoscono se stesse, sono insignificanti e inavvertibili.
come le sorgenti dei grandi fiumi. Mi ha molto colpito questo passaggio sul fatto che le origini non conoscono se stesse, mentre le cadute sì, sono conosciute, conoscibili e avvertibili. Beh sì, diciamo che la fine di qualcosa è sempre più avvertibile, tra virgolette, anche se non è poi propriamente sempre così, perché diciamo i romani d'Occidente non avevano quasi avvertito la fine dell'impero romano d'Occidente, l'avevano avvertita però insomma gli intellettuali, che si rendevano benissimo conto di quello che stava succedendo. Però da questo punto di vista, una delle cose che ho acquisito in questo mio percorso di avvicinamento e di studio rispetto a quello che è il monachesimo italo-greco e a quella che è la tradizione del monachesimo italo-greco, è che ad Oriente non avvertono questa scissione che invece viviamo e avvertiamo noi, e anche concettualmente rispetto a quello che è il periodo classico, per così dire, concedimi l'espressione in maniera blanda, e per loro vi è una continuità e una contiguità fra quello che era il periodo antico e il successivo fino ad arrivare all'oggi, mentre noi invece lo viviamo come una cesura, come due periodi concettualmente diversi, oltre che storicamente diversi. Però vorrei andare oltre, vorrei, come ti avevo anticipato, vorrei che tu ti soffermassi sulla Gran Madre degli Dèi e quindi anche avvicinarti a quello che era uno dei nomi di Cibele, no? che evidenzia, se non sbaglio, René Guénon, o non so quale studioso che tu menzioni, fa derivare il nome di Cibele dall'arabo Jabal o dall'ebraico Gebal, che noi dovremmo conoscere perché Jabal el Zon è il nome da cui si fa derivare l'origine del nome del monte Gelbison, quindi come monte dell'idolo, dove tra l'altro io proprio in vista della presentazione di questo libro ho avuto modo di approfondire l'effettiva origine del nome Gelbison. Noi attualmente sappiamo che Gelbison lo facciamo derivare da monte dell'idolo perché Don Carmine Troccoli, in un libro che ha avuto modo poi di scrivere l'introduzione a questo volume, proprio il nostro Pietro Ebener, riportava Don Carmine Troccoli di questo Gebel el Son, riprendendolo da uno studio, da una pubblicazione fatta nel 1920 da una rivista, La Civiltà Cattolica, dove uno studioso non mai identificato, appositamente individuato, parlava di Gebel el Son, però non Son, Zon. Allora io ho avuto modo in questi giorni di interfacciarmi con una persona irachena, il quale mi ha evidenziato come Zon in realtà è una forma arcaica di idolo, perché in realtà idolo attualmente non si dice Zon, ma feticcio si dice Sanam. Quindi Jabal el Zon è una forma arcaica per dire monte dell'idolo, che tra l'altro è un monte che esisteva anche in una delle divinità pre-islamiche che si trovavano in una zona, questo è un dato meramente suggestivo, lo dico così per mera curiosità, una montagna sacra che si trovava tra l'Iran orientale e l'Afghanistan, dove era questo Zon, che era una divinità pre-islamica da cui non so se deriva effettivamente questo nome dell'idolo, però come Jabal el Zon era inizialmente un nome proprio di una divinità, non a significare genericamente idolo. Però questa era una mera suggestione, visto che parlavamo dell'origine del nome Cibele, però ti lascio parlare a te sulla Gran Madre degli Dèi. Sì, grazie Giuseppe, molto interessante, dovremmo ritornare anche su questa etimologia. Non stasera, altrimenti sì, sì, avremo percezione della nostra fine per mano loro. La Gran Madre degli Dèi è la sposa di Cronos Saturno, voi sapete, prima degli Dèi olimpici c'erano i Titani,
chi sono i titani? Sono semplicemente gli dei antichi. L'etimologia di titani è anche molto interessante. Ditemi. Ecco, esattamente. Siamo sempre lì, temi, giustizia, titemi, disporre, stabilire, ordinare. Quindi i titani chi sono? Sono i pianeti, sono coloro che sono i legislatori cosmici. Perché dovete sapere che i pianeti girano sulla fascia dell'eclittica e non se ne separano mai. Però rispetto alle altre stelle... gli antichi non avevano distinzione effettiva tra stelle e pianeti, cioè noi sappiamo da moderni che si tratta di corpi celesti diversi, ma per loro pianeti e i pianeti erano delle stelle particolari, planetais, cioè erranti, perché rispetto alle stelle fisse che ruotano con moto, diciamo, costante da oriente a occidente, i pianeti non rispettano questo moto perché si muovono attraverso linee a zig zag e comunque sono, diciamo, gli antichi li vedevano come dotati di una volontà propria e quindi già in questo, diciamo, si rispecchiava una certa superiorità rispetto agli uomini, insomma, rispetto anche alle altre stelle. Cronos, Saturno era il padre dei titani, il più importante. Sua moglie era Rea. Cronos, Rea sono due nomi che derivano dal verbo greco reo, scorrere. Tant'è vero che Cronos con la chi rispetto a Cronos, il tempo, che cos'è? È quello che scorre, reo. E Rea, moglie di Cronos, Saturno, che è una personificazione del tempo, Rea significa scorrere. E che cos'è? È l'eclittica. Siamo sempre lì. La gran madre degli dei, la gran madre terra. Che cos'è? È l'eclittica, è quella che Platone chiama la vera terra, che non sta qui sulla terra ma sta appunto nell'etere, che la vera terra, dice Platone nel Fedone, si libra pura nel cielo puro dove sono le stelle, e questo cielo i più lo chiamano etere, quindi la vera terra è l'eclittica, si trova nel cielo. E i punti più importanti, i punti massimi dell'eclittica sono appunto i punti equinoziali e i punti solstiziali. Ora immaginate di unire questi punti l'uno all'altro, che cosa ottenete? Un quadrato. Quella è la terra, la vera terra che intendevano gli antichi, la dea, la gran madre appunto degli dei, Rea, che scorre, perché l'eclittica scorre, il sole, diciamo, gira costantemente, quindi fa scorrere, ma facendo scorrere da diciamo crea tutte le cose, perché anche qui bisogna intendersi sul concetto di creazione degli antichi. Il concetto di creazione è qualcosa di diverso rispetto a quello che noi intendiamo. Per gli antichi creare significa misurare, misurando nel tempo, non nello spazio, perché lo spazio è un concetto che è venuto dopo, l'ha creato Parmenide appunto. Parlavamo prima del puro spazio geometrico. Prima di Parmenide il concetto di spazio non esisteva, c'era solo il concetto di tempo, quindi l'essere era inteso in termini meramente temporali, e Platone è stato uno degli ultimi che ha inteso appunto l'essere in senso temporale. Se noi facciamo caso anche a quello che dice Esiodo, per esempio, nella Teogonia, cioè le misure, le unità di misura non sono mai date in unità di spazio, ma sempre in unità di tempo. Lui dice: quanto tempo, che distanza c'è tra il cielo e la terra, e tra la terra e il Tartaro? Un'incudine lanciata dal cielo alla terra impiegherebbe 9 giorni e 9 notti, e per cadere dalla terra al Tartaro altri 9 giorni e 9 notti. E quanto è vasto questo Tartaro? Un anno intero non basterebbe a percorrerlo.
Quindi vediamo già qui che, diciamo, gli antichi, Esiodo non parla mai in termini spaziali, ma sempre in termini temporali. Le distanze tra i pianeti. Che distanza c'è tra la Terra e la Luna? Un tono, dicevano gli antichi. O un tono e mezzo tra il cielo di Saturno e la sfera delle stelle fisse. Che cos'è il tono? Che deriva poi dal greco teino, tendere, da cui probabilmente anche un'altra etimologia accettabile di titani, che sono quelli che tendono, che sforzano i pianeti, no? Che tengono in pugno il cosmo. Il tono è appunto un'unità di misura non spaziale. E appunto, dicevo, l'ultimo che ha inteso l'essere in termini temporali è stato Platone. Tant'è vero che Platone, quando deve parlare dello spazio, usa un termine specifico, lui dice la cora. La cora letteralmente in greco significa campo, l'estensione, che poi è composta dai quattro elementi e che, diciamo, è relegata da Parmenide quasi ai limiti del non essere, perché rispetto al tempo perfetto circolare, lo spazio introduce nell'essere il caos. Quindi lo spazio è per gli antichi qualcosa da, diciamo, tenere sempre a bada, però la cora si divincola sempre, non è mai, diciamo, perfettamente inquadrabile e quindi di conseguenza misurabile. E quindi spero di aver, diciamo... Sì, io adesso ti interrompo, meglio, per ritornare ad essere avvocati, ti intimo di tacere. E allora, però mi hai dato una suggestione che mi consente di passare voce al professore Pepe, perché hai parlato della creazione da parte degli antichi. E allora io passo la parola al professore leggendogli un passo dei Principi della Scienza Nuova di Vico. Il più sublime lavoro della poesia è alle cose insensate dare senso e passione, ed è proprietà dei fanciulli di prender cose inanimate tra mani e, trastullandosi, favellarvi come se fossero quelle persone vive. Questa dignità filologico-filosofica ne approva che gli uomini del mondo fanciullo, per natura, furono sublimi poeti. Allora, io voglio subito ringraziare Giuseppe perché mi ha chiamato. L'affetto che io porto nei confronti di Giuseppe e del suo papà Gaetano è enorme, e quindi non sapevo dove mi avventuravo, ma è stato un atto di fede, no? L'ha detto lui, oltretutto sono molto legato alla sua famiglia, e poi ho detto: scusa, ma io voglio leggerlo il libro, no? E lui mi ha mandato solo alcuni capitoli del libro, me l'ha mandato via email, non tutti i libri, infatti prima di Andrea, però io mi sono letto questi capitoli, ho visto qualche cosa di Andrea, poi prima ho avuto anche occasione di parlare. Devo dire che il libro ha un metodo scientifico rigoroso, fatemi fare un po' il professore, ha un metodo scientifico rigoroso, cioè nel senso tutto... Non è dato niente al caso, ma ci sono precisi riferimenti bibliografici, precise note, e questo mi dà contezza non solo della passione, che può essere una cosa bella, ma anche della validità scientifica del testo. In più poi, certo che la cosmoteologia arcaica è una cosa molto di nicchia, di studiosi, non penso che ce ne siano tantissimi studiosi. In realtà ce n'è uno che io avevo già letto Sirio, non avevo letto Il Mulino di Amleto, che è uno forse dei più grandi studiosi. Sì, Giorgio de Santillana, sì. Lui, che poi è un italiano, questo italiano che va negli anni 30, sì. Va negli Stati Uniti e da là poi approfondisce molto assieme ad una sua collaboratrice, che era di origine ebraica, quindi dovette fuggire e quindi è stato uno forse di quelli che in termini più moderni e più contemporanei ha sistemato un po', ha dato una logica a questa materia che molte volte per noi poi sfugge anche un po', no? Perché si rifà ad un mondo arcaico
chi facciamo molte volte anche difficoltà a noi, perché facciamo difficoltà? Tu sei anche un po' comparatista, io pure sono un comparatista più per senso giuridico, per cui noi dobbiamo, per essere comparatisti, molte volte per fare la comparazione dobbiamo scrollarci delle categorie concettuali a cui noi siamo abituati. Questo lo dico anche all'assessore, che è una, altrimenti non capiamo, perché se noi andiamo a leggere testi che sono collocati in epoche e in assi antropologici e sociologici completamente diversi da noi, arriveremo alla fine come Berlusconi, quando amico suo, quando disse, parlando dell'Oriente, disse: ma quelli non sono democratici, cioè nel senso che non hanno il senso della democrazia, cioè vuol dire che lui era andato là a leggere quei testi, già è difficile anche tradurli. Perché nel momento in cui traduciamo un testo antico, lo traduciamo con il senso nostro, con l'intelligenza nostra, con la nostra cultura, e qui diamo senso a quelle cose attraverso la nostra educazione anche. Quindi, infatti Andrea diceva, noi siamo nel tempo lineare, siamo molto più adusi a calcolare il tempo, a concepire il tempo in termini lineari e non circolari. Ma nel mondo antico era circolare, e qua dico, e infatti poi io dico, ma mi piace molto questa cosa, perché io che sono un po', non molto, però un po' uno studioso di Giambattista Vico da 30 anni, non ho letto tutto, perché Vico è talmente vasto, per cui c'è di tutto, ed è uno degli autori più tradotti anche, pensate in Germania, ma è tradotto in Cina, è tradotto in Giappone, dice Carl Schmitt, tre sono i grandi italiani, quelli più conosciuti al mondo, prima è Dante, eppure per alcuni versi c'è in questo libro, poi l'altro è Machiavelli, poco l'ho trovato Machiavelli, ma poi c'è Vico, dice, perché Vico? Perché Vico, con la sua ciclicità, quindi la sua circolarità della storia, individua l'origine del tutto, l'origine del tutto, nel mondo della ferinità, nel mondo dei bestioni, anzi lui dice, perché lui poi veniva pure nel cielo, poi venuto pure qua, tu non lo sai, era assessore, lei non lo sa, però lui è venuto perché non è che si stava a Vatolla solo, andava a Rocca d'Aspide perché aveva degli allievi, presumibilmente veniva venuto pure a Ceraso, e lui conosceva la Silva Ingens. Che cos'è la Silva Ingens? La Silva Ingens è la foresta, quella che guardando qua, io ho visto tutte queste foreste, dice Vico, quando tu entri nella foresta Ingens, fitta, volgi gli occhi al cielo e il cielo non lo vedi. Perché non lo vedi? Perché siamo nel mondo dell'oscurità. Ancora tutto è oscuro. E che cosa succede in questo mondo di oscurità? Che l'uomo, ancora forse non so se sia sapiens o meno, ma nella macchina del tempo è importante l'Homo sapiens, cioè l'uomo cosa fa? Vive nella promiscuità. E la prima cosa che fa, prende la donna, mi spiace, la porta nella caverna. Caverna è molto importante nel libro, c'è la costellazione dentro la caverna, perché Vico dice che l'inizio del nostro mondo, della nostra civiltà, quantomeno, inizia quando l'uomo prende la donna, la porta nella caverna per avere i figli certi. Perché quando nel mondo della promiscuità, di chi è figlio quello? Perché la porta nella caverna? Perché in quel momento nasce il senso della proprietà. Questo è mio figlio. Cioè tuo padre dice, vedi chi è? Quello è mio figlio. E da quel momento, con il concetto di proprietà privata, forse dalla proprietà nasce poi la delimitazione, il limite, che è un concetto molto interessante, il limite dello spazio, cioè il limite del cosmo. Lui ha ragione che dice spazio in Parmenide è marginale, ma è il tempo con cui si misurano le cose, e anche Vico nella circolarità, e in fondo la circolarità è una circolarità temporale, non nello spazio, perché inizia con il mondo della ferinità, che sono gli dèi sostanzialmente. Perché gli dèi? Perché l'uomo deve, scrutando forse il cosmo, la natura, deve simboleggiare, deve dare a una manifestazione della natura, e poi deve dire delle cose. La natura la deve rappresentare, il fulmine con Giove, la deve rappresentare. E quindi il mondo, l'epoca degli dèi, che è l'avvio della civiltà, poi arriva il mito. Ma il mito
non è quello, ma nel libro ci dice poi quella battaglia, andare a pregarlo perché doveva combattere, perché lui stava là con le donne, con gli uomini, cioè nel senso aveva, no, un suo mondo, ma lui era il modello, giovane, bello, aitante, forte, era il modello. Quindi dicevi che è importante questa ciclicità della storia, dal mondo degli dei, quindi i miti, degli eroi, fino ad arrivare agli uomini. E qua sugli uomini, che si dice giurisprudenza tutta dispiegata. Giurisprudenza tutta dispiegata vuol dire che inizia la logica ad arrivare. Vico in realtà non ama molto la logica, infatti a Cartesio lo chiama nell'autobiografia quel tale delle carte. Lui non ama molto quello delle carte, che è un metodo, no? Il suo metodo, il metodo cartesiano. Lui invece ritiene che la storia assume la sua ciclicità, ma quando la giurisprudenza è tutta dispiegata, cosa può succedere? Vedi che succede anche nel mondo del diritto, che la logica portata nell'interpretazione ermeneutica più estensiva, che cosa genera? L'irrazionalità. Il dittatore. Ma a volte il dittatore quando arriva, eppure c'era, no? C'era il mondo romano, che era tutto bello, cioè tutto era l'acme. Immaginate quello del mondo della felinità, i bestioni, i felini, poi gli eroi, gli dèi, la necessità degli dèi, arriva al mondo degli uomini sostanzialmente, ma alla giurisprudenza tutta dispiegata, e si torna al punto di partenza col dittatore. Cioè quando la logica viene portata alle estreme conseguenze, la razionalità diventa irrazionalità. Tanto vedete che effettivamente la storia è qui. Però Vico dice una cosa che c'è nel libro, dice: ma è vero che c'è questo corso e poi c'è il ricorso, cioè si torna, ma quando tu torni al punto di partenza, al mondo della felinità, non è che sei quello di prima, sei uno che ha fatto il ciclo, quindi hai l'esperienza dentro di te, e la barbaria seconda è peggiore della prima. Auschwitz in fondo che cos'è? Ma un'altra cosa che poco viene detto di Vico: non sono così netti e separati questa ciclicità, cioè convivono dentro di noi, in fondo è così. Quando ci arrabbiamo e diventiamo, ma guarda che è una bestia, ma come? Ragionava così bene e poi è diventato, uccide, usa degli strumenti così crudeli, che diventa bestia. Dice Vico, dentro di noi poi c'è questo tipo di armonia, di equilibrio, per cui tu una volta arriva la felinità, l'altra volta nella ciclicità, tutto è circolato, ma convino, tant'è che l'esperienza del punto di partenza è quello che dice, cioè tu sei stato nel mondo degli dèi, degli eroi, e il tempo per lui è una cosa molto importante. Ma vedi, io poi l'altro giorno ho inaugurato a Perito una statua che era una macchina del tempo, quindi sono macchine del tempo, perché avevano preso, c'era, perché il tempo poi è una cosa che l'Homo sapiens ha sentito molto quando, adesso, quando è diventato stanziale, no? È diventato stanziale e ha avuto la necessità di dire quando coltivare e quando raccogliere. E gli astri erano molto importanti, giorno e la notte, che è la prima grande distinzione. Poi le primavere, e quindi il calcolo attraverso gli astri del tempo necessario, quando tu dove, quando. Vedi che questa poi nozione del tempo è anche quella di Einstein, cioè quando devi misurare adesso, c'è il mito di Andromeda, non so se l'hai studiato, è molto interessante questo di Andromeda, e poi dopo dirò due cose per dire che forse spazio e tempo non esistono, questo io non lo so. Però torniamo a Vico, e Vico nella Scienza Nuova dà questo senso del tempo, che per lui è importante, e perché l'uomo sapiens la prima cosa che fa, cerca di calcolare il tempo. Tu lo dici quando hai trovato l'osso, e quell'osso c'è una scansione del tempo, e poi arriva la meridiana. Cioè la meridiana in fondo che cos'è? Il sole che proietta più abitaggi, e quell'asse poi
c'è l'ombra più lunga ovest, più lunga ovest, più breve al cielo, mezzogiorno. E poi un'altra esigenza che anche c'è di tempo sempre è la clepsidra, cioè rubare l'acqua, perché la vera clepsidra non è quella della sabbia, la prima è quella dell'acqua, solo che avevo un problema, che è il limite, che quando evapora l'acqua, che fa caldo, non è la stessa cosa di quando fa freddo. È un altro concetto molto importante, il limite che è dell'uomo, che è il limite che l'uomo si è sempre posto nella sua ricerca, quali sono i limiti e come fare ad andare oltre le colonne d'Ercole, quindi superare il limite. E poi arriva la macchina, che è il peso e il contrappeso. Io non so se a casa tua, a casa mia c'è ancora, per cui tu devi il meccanismo, lo devi si avvolgere, quello sale, e poi il pendolo fa scendere, è un meccanismo che serve per avere una nozione di necessità di dire quando dobbiamo andare a mangiare, cioè quando dobbiamo, l'appuntamento l'ingegnere me l'ha dato, ma a che ora forse io devo andare. Però questo è il tempo cronologico. Mi sarebbe piaciuto anche, ma c'è nel libro anche un altro tempo, che è quello interiore, che poi si rispecchia sempre, no? Cioè che il tempo interiore, per cui dice datemi un po' di tempo e io poi ci rifletto, datemi un po' di tempo. E poi c'è il tempo lineare, che è quello che lui parla, è quello della religione sostanzialmente, noi siamo figli di un tempo lineare. Invece il tempo di Vico è il tempo circolare, che è anche quello di un altro grande scrittore, Proust, alla ricerca del tempo perduto, alla ricerca del tempo perduto. E a voglia di circolarità, 3.000 pagine, 7 volumi, Giuseppe sicuramente se ne sarà fatti tutti e 7 volumi, due volte, tutti e 7 volumi. E lui in fondo fa una riflessione molto bella sul tempo e lo spazio quando coincidono nel corpo, molto Heidegger, siamo negli anni 20 del Novecento, e lui fa una cosa molto bella, sempre entra in una chiesa, tu entri in una chiesa, ti sposti e guardi le diverse navate, le diverse cappelle. In quel momento tu guardi le cappelle, nel tuo cervello sintetizzi anche il tempo, perché leggi il tempo. Infatti io sono andato nella chiesa con lei e ha detto quella del 1600, mi ha detto il prete, e poi ho detto scusa, ma qua ci sono due statue con le reliquie che sono nascoste, che sono la cosa più bella che sta nella chiesa, con le reliquie sotto. E ho chiesto a loro, ho detto ma chi sono questi santi? Vedalo non lo sapeva, perché ha detto Santa Vittoria riposta, una cosa del genere. Con le reliquie. Io in quel momento cosa ho fatto? Mi sono mosso, ma ho letto il tempo e l'ho incorporato. E quindi, come dice Heidegger, essere è tempo, e ma lo dice anche Proust, noi dentro di noi abbiamo il tempo, abbiamo il coso. Abbiamo nel nostro cervello. E quando finisce tutto questo? Quando moriamo, quando il corpo non è più vivo, quando il corpo non è più vivo, per noi non c'è più lo spazio e il tempo, che dice Einstein sono delle mere illusioni, tempo e spazio. E c'è una cosa di, ve lo posso, una frase soltanto di Einstein sul tempo, che è una cosa che mi ha fatto venire i brividi, perché è morto il suo amico Besso, matematico, e lui scrive di Besso, dice: egli mi ha preceduto di poco nel congedarsi da questo strano mondo, ma ciò non significa niente per noi che crediamo nella fisica. La divisione tra passato, presente e futuro ha solo il valore di una ostinata illusione. E com'è? Forse tu poi non c'è tempo,
ma mi piacerebbe sapere se passato, presente e futuro, nella cosmologia teologica arcaica, che senso ha, se poi Einstein con il... tutti amici tuoi, e c'è allora questi umani che stanno là, quel piccolo pianeta là, che manco si capisce, cioè, dove si trova con precisione, perché nell'infinito dell'universo è pure difficile capire questa cosa così piccola dove si trova, e decidono di venire ad attaccarci. Per arrivare qua, sapete quanto ci vuole, dice Einstein, 2 milioni di anni luce per avere la notizia. Ma nel frattempo loro che arrivano qua, arriva la notizia attraverso questa cosa luce, 2 milioni di anni. Ho il tempo di finire di leggere i 7 volumi di posto allora. No, lui dice, e fai vicendevole, si annulla tutto, si annulla il passato, si annulla il presente, anche Agostino si annulla, si rende presente, cioè una cosa certa è che noi siamo qua, qui adesso. No, c'è nulla. Per cui alla lettera Bess dice, papà, sai, per noi che crediamo nella fisica, passato, presente e futuro ha solo il valore di una ostinata illusione. Però lui l'ha detto quando ha detto, ma sai, non voglio intromettermi sul fatto che la morte, che cos'è la morte. Ma io prima ho detto a lui, Platone, lui poi parla, dice, gli astri corrispondono alle anime. Questo è complesso, molto complesso, cioè gli astri corrispondono alle anime, vuol dire che c'è un'influenza, c'è una dipendenza, tant'è che noi diciamo, ma com'è la luna oggi? Com'è la luna tu oggi? Stasera, no, la luna tua, cioè nel senso che c'è la luna storta stasera, no? Cioè alla luna storta. Il problema è che cosa succede quando il corpo non c'è più, si muore o non si muore, perché l'energia che lo spirito, per la religione l'anima, torna nel cosmo e si rincarna, torna nel cosmo per avere un'altra forma, un altro modo di essere, un'altra dimensione. Capel, che noi le dimensioni sono altre anche, per cui questo forse è più certa la cosmologia arcaica, cosmologia sua, che non queste cose, però queste vengono dalla riflessione che lui ha fatto. Io non so rispondere alla domanda questa ultima, c'è l'energia che è dentro di noi, noi siamo pensiero anche, no? E il pensiero non è fisico, non va chiaro, è una forma di energia, il sonno, ma l'energia che noi sentiamo, che l'empatia, che la simpatia, no? C'è quella che quando noi ci diamo la mano c'è una scossa elettrica perché ci amiamo, non lo so, c'è simpatia, c'è una cosa che noi non riusciamo neanche a spiegare con i sensi, neanche con l'olfatto, e lui lo dice, la santità. Padre Pio si manifesta con il profumo delle viole e le rose, ma allora questa energia, quando il corpo non c'è più, ma il corpo che cos'è? È materia, c'è una cosa. Questa energia va, torna nel cosmo. E quindi tornando nel cosmo diventa che cosa? Io non so rispondere a questa cosa che è molto bella, molto profonda, e poi dà un senso alla nostra ricerca, perché alla fine della giostra, dice Vico, io mi chiedo sempre, quando mi alzo la mattina, io chi sono? Una cosa poi molto bella, da dove vengo e dove vado. Lui parla della storia come identità, noi siamo i figli di Parmenide. Quando non piacerci Parmenide, che amava il Zenone, quando non piaceva, ma noi siamo figli suoi, con l'ermeneutica, che è molto importante. Ad esempio lui ha detto, guardate che Platone poi non ha la fiusis di Parmenide, è l'essere, è ora noi qua siamo, l'essere è questo, il vuoto è un'altra cosa, non esiste il vuoto. E risponde, e noi dice Vico, noi siamo la storia dei nostri genitori,
tu sai la storia, l'hai raccontato di tuo padre, quando ti diceva tuo padre, quando non capisci una cosa, non sai il significato, prendi il vocabolario, vedi, tu hai esternato una parte di te stesso, della tua identità, che è quella della tua educazione, dei tuoi genitori, del tuo ambiente, dei tuoi nonni, del nostro territorio. Ho detto l'altro giorno a Aprile, non so se lo conosci Gesù, Pino Aprile, che è venuto a Pestum, ha detto noi siamo col brigante, dentro di noi c'è anche, qui dentro di noi c'è Parmenide Zenone con la scuola, che era, ha ragione lui, era forse anche di Ritorfico pure loro, ma erano dei mistici sostanzialmente, sicuramente erano dei mistici, era una scuola, ma una setta religiosa, non ammettevano tutti ovviamente, no? Noi siamo anche quelli, e siamo anche un po' i briganti, che si ribellano quando, no? Quando arrivano i piemontesi, mi spiace per te che sei stato vogliato, però io ormai dobbiamo guardare avanti, sono sicuro, però noi siamo anche quello, noi l'abbiamo conosciuti, ma dentro di noi c'è, quindi Vico dice che noi siamo la nostra storia, e nella nostra storia c'è tutto quello che ha detto Andrea Caselli. Purtroppo noi molte volte non la conosciamo bene, la rimuoviamo perché siamo figli della logica, della razionalità, e Vico dice guardate che la fantasia, l'epoca dei fanciulli, è sempre dentro di noi. E guai se non c'è, non riusciamo a capire e dare il senso alla vita, non riusciamo a rispondere, forse non c'è una risposta alla domanda che io ti ho posto, però non la voglio sapere risposta, cioè quella di dire, ma noi in questo tempo illusorio che calcoliamo pure, ma non, come fai a calcolare tu quanti anni hai, cioè quante primavere hai? Che la tua età psicologica corrisponda a quella delle primavere, no, non corrisponde, quindi è una cosa molto illusoria. Ma dopo, alla fine della giostra, tu, dove vai? Per questo noi ringraziamo Andrea Caselli, perché lui ha tentato con questo metodo scientifico molto rigoroso, e l'ho apprezzato da professore, che è molto apprezzato, e ci fai fare questa riflessione. Ma forse quando volgiamo gli occhi al cielo e incominciamo a contare le stelle, non so se ti è capitato a te, a me una volta mi è capitato, poi a un certo punto ho detto, ma sono proprio scemo, come faccio a contare le stelle? Quante sono le stelle? Mi è venuto in mente Giordano Bruno, con gli infiniti monti. Perché mi è venuto in mente Giordano Bruno? Perché Giordano Bruno dice, guardando le stelle, e dice, scusa, ma poi non si possono contare. Perché? Quante sono? Ma sono infinite. L'universo è infinito. E se l'universo è infinito, non c'è A e non c'è B. E noi siamo. Ma no, tu non puoi dare il centro, perché è B, non c'è il centro. Ma ogni punto dell'infinito, ogni stella è il centro. E anche noi. Noi siamo un punto. Questo è sicuramente. Di energie, di corpo, non lo so, siamo un punto e quindi siamo il centro dell'universo. E questo va da lì, il povero Giordano Bruno, mi dispiace per lei che lo conosceva bene, fu arso vivo per aver detto questa cosa, per aver anticipato la democrazia, per aver detto che forse Dio non è il centro del Re Sole, forse non è il centro dell'universo, e fu arso vivo. Io il 17 di febbraio vado sempre. Lui non è venuto, doveva venire, ha perso il treno. Il 17 di febbraio io faccio la processione a Roma, al Campo dei Fiori. Non sto bene, notoriamente. Faccio questa processione. E solitamente, però, non sto solo là. Ci sono gli amici suoi. Ci sono, e lui capisce cosa voglio dire, ci sono gli amici suoi. Ci sono quelli che studiano questa materia. Studiano questo il 17 di febbraio. Quindi vi invito ad andare a venire, perché io a mezzogiorno sono là, col sindaco di Nola, che porta la corona. E ci sono quelli che studiano la cosmologia, studiano gli astri, studiano la massoneria, studiano tutto ciò che di mistico, di misterioso vi può essere intorno allo studio del cosmo. E a me questo affascina molto, forse perché dà un senso alla ricerca e alla vita. Per questo noi ringraziamo lui, ma ringraziamo pure Giuseppe, che sa
portato qua a fare questa riflessione, a sentire lui che è molto bravo, quindi ci ha arricchito, quindi noi lo ringraziamo perché ci hai arricchito, e poi anche l'assessore che ci ha sopportato e mi ha portato in chiesa a fare quello che Proust faceva in quelle sue scorribande. Per questo noi ti ringraziamo, grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti. Io concludo solo con una parola, perché quando abbiamo parlato di punti mi è venuta in mente una lezione di Deleuze che spiegava Leibniz, dicendo che ciò che abbiamo in comune noi e Dio è essere entrambi punti di vista immanenti gli uni agli altri. E con questo io concludo, vi saluto chi ci ha seguito in diretta su Facebook, e non mi rimane che dirvi grazie del vostro tempo. Buonanotte. Grazie. Bravo Giuseppe. Però Giuseppe, perché il passato è stato tutto diverso da tutto di osservazione. Perché quelli di Andromeda potessero che godevano venire qua, per il passato, per noi il presente è qui in questo. Essere te, essere te. Ah, devi essere te. Stavi dentro.